Benvenuti guardiani in questo nuovo video su Destiny con la prigione degli anziani al 34, nuova di zecca. Ci troviamo qui ragazzi affiancati dal mio caro Blue Shark ed Edo, comunque sia come il video precedente metto solamente il round 5, quello del boss finale. Anche perché comunque le parti prima, i primi 4 round sono stati abbastanza veloci. Mentre il boss finale, questo qui, da Codron, ci abbiamo messo davvero un botto. Codron è proprio stato un boss. Teniamo il tempo, guardate qui appena abbiamo cominciato a fargli danno. Come potete vedere, ci abbiamo messo 35 secondi. La nostra tattica dopo vari tentativi è stata quella di prendere un titano con la bolla per più tempo possibile, se non sbaglio per 25 secondi, con benedizione della luce. Prendere tutti i Gaion, iniziare già con le super pronte, i 7 colpi pronti. Una volta sparati tutti i colpi, prendere un'altra sintesi. Quindi ragazzi attenti al cooldown, cercate di partire quando è già scaduto il cooldown per poter prendere un'altra sintesi pesante e risparare altrettanti colpi. Ora vedete che se tenete il conto insieme a me, io se non sbaglio mi pare che ci avevo messo veramente 35 secondi a buttarlo giù. Quindi davvero non so se è un record oppure no. Questa è la tattica che abbiamo usato per farlo fuori, anche perché ci abbiamo provato e riprovato nel modo più normale possibile, ovvero facendo fuori il Goblin Elite, ma davvero è stato un macello fare in quella maniera. E vi farò vedere anche il drop, qua come potete vedere una particella di luce qua, poi vediamo, solita strana moneta. E la pietra regale, comunque il cannone portatile che già avevo, se non sbaglio era il terzo che prendo. Direi comunque di chiudere il video qua, vi lascio il mio ultimo video realizzato nel mio canale. Qua è Morti, bala per tutti, buona caccia guardiani.